Tornata a trovarci la presidentessa del quartiere Santo Stefano, Ilaria Giorgetti. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Presidentessa, ma com'è che non si riesce a trovare una quadra in questo centrodestra bolognese, nemmeno nei quartieri, dove ieri Salvini ha detto almeno nei quartieri andiamo uniti? E invece poi abbiamo visto che ci sono delle polemiche anche sul suo quartiere. L'unica candidata uscente di centrodestra, tra l'altro, per dirla tutta, quindi neanche dove ci può essere la scelta, no? Quando diciamo no, lei è l'unica uscente nell'unico quartiere che era di centrodestra, e anche da lei ci sono dei problemi. Beh, non mi stupisco affatto che ci siano dei problemi, in quanto c'erano 5 anni fa e si ripropongono più o meno gli stessi, e senza nessun livore politico da parte mia, ma evidentemente da parte di qualcun altro. Questo mi sembra abbastanza evidente dalle dichiarazioni che leggo. Allora, il tema è questo: i posti sono diminuiti perché i quartieri sono cambiati, e Certo. quindi, e non l'ha deciso certo la Giorgetti, per cui ci sono 15 consiglieri. Da mettere dentro la lista. Io ne ho 8 uscenti che intendo tutelare con tutte le mie forze, a prescindere dalle loro appartenenze politiche, per cui ho 7 posti che rimangono. Allora, c'è stato un incontro con i componenti dei partiti di centrodestra, compresa Lucia Borgonzoni, che è l'attuale candidato nostro sindaco, e quindi credo che a Lucia spetti la parola e la mediazione rispetto a queste forze politiche, certamente non a me. Era stata fatta una richiesta di una spartizione di 3 candidati per 5, quindi 3 in capo a Forza Italia, 3 Fratelli d'Italia, 3 Unite si vince e 3 Lega, 3 per 5 fa 15. Io mi ero ripromessa di rifletterci, perché ci sono dei testimoni, rifletterci, e di portare questo, diciamo, compagine alla mia maggioranza per prendere delle decisioni. La mia maggioranza, ma dopo la riflessione, ha detto: ma no, così non può andare, perché non è così che funziona. Intanto perché la lista porta il mio nome ed è una lista civica, cioè, quindi è stata già presa la decisione di non mettere i simboli dei partiti. Bernardini ha il suo candidato già con me ed è già in maggioranza, perché quindi non fa Certo. la lista perché è insieme a noi. Ci sono persone della società civile che io vorrei inserire, perché il Santo Stefano ha sempre avuto la peculiarità in questi 5 anni di governo di poter essere, non dico trasversale perché è un nome che mi piace poco, però governando ci sono tante associazioni, tanti cittadini che magari hanno voglia di mettersi in gioco. E in più c'è anche una componente femminile che io devo rispettare per legge, quindi 5 donne almeno ci devono essere, per cui ci sono tutta una serie di paletti da sistemare. Ora, io credo che le pretese di alcuni partiti che fanno pressione di metterne 3 per forza siano assolutamente non accettabili. E se la Lega, cioè la Lega Nord, che è il candidato sindaco, dice che vuole 3 candidati, è giusto che la Lega lo possa affermare e dire. Perché lei è il candidato sindaco, ma dagli altri non lo accetto, per una serie di motivi. Per quel che riguarda Unite si vince, 2 ne ho già dentro, nella mia Tra questi maggioranza, tra 8 uscenti. questi uscenti. E quindi hanno consolidato la loro esperienza e sono colleghi che per me sono i miei colleghi che io non voglio toccare. Ecco, quindi la rappresentanza ce l'hanno già. Fratelli d'Italia, che francamente. Adesso io questo Nofri ho avuto occasione di conoscerlo di recente e ci avevo parlato anche ieri nel pomeriggio, poi ho visto che ha fatto un'agenzia di fuoco nei miei confronti, mi sembra che sia lui che vuole spaccare, non certo io. Non è vero che pretendo, ho fatto semplicemente un nome di una donna, perché per me è fondamentale che ci siano delle donne, ma ripeto, perché almeno 5 le devo mettere e È purtroppo una di uscente ci legge. sono solo io, cioè quindi non possiamo, è una legge e quindi vanno rispettate queste cose. E se fa tutta questa manfrina per trovare la spaccatura, si assumeranno chi vorrà spaccare la responsabilità. Io corro comunque, e a questo punto forse mi conviene anche, se vogliono fare queste diatribe, le facciano, questi giochetti e questi teatrini che non mi appartengono, assolutamente. Ecco, io noto, ma questo non è da oggi, anche nelle altre volte che abbiamo avuto occasione di parlare, questa sua decisione soprattutto nel voler continuare questo percorso insieme alle persone con cui lo porta avanti da 5 anni, quelli che sono
i suoi ragazzi, i suoi uomini, come li chiama, però la volontà di continuare questo lavoro assieme, perché? Perché vi siete trovati bene. Certo, che poi siano dei bignami, perché qui c'è, parliamoci chiaro, la lotta è da sempre, ci sono quelli connotati amici di Galeazzo Bignami o facenti parte della sua, diciamo, squadra, e quelli che non sono di Bignami. Quindi, alla fine chi ci rimette, cioè, è un quartiere che potenzialmente si potrebbe rivincere. Io invece vado al di là di queste logiche. Per me che siano di Bignami, posto che io non l'ho mai negato, cioè no, io non sono iscritta a Forza Italia, quindi questo lo sanno anche i muri, quindi io non sono iscritta da nessuna parte. Se poi sono amica di Galeazzo Bignami, saranno affari miei oppure devono essere, cioè, ecco, è un peccato mortale avere un'amicizia che per me in politica ha un valore, cioè io penso anche che la politica è, che è diversa dai partiti, cioè dall'aspetto delle coalizioni partitiche, la politica ha in sé per definizione un valore etico e morale, sì. Questo è il mio presupposto, per cui se io ho delle amicizie che sono più amicizie, parlo di affettività, di sintonia, di dialogo con Galeazzo Bignami, non vedo dov'è il peccato mortale. Se io Fratelli d'Italia non li conosco, cioè perché intanto non li conosco, anzi apprezzo, accolgo l'occasione per salutare l'amico Fabio Garagnani, che è un amico per me prima di tutto e appartiene a quella categoria di persone che adesso ha fatto una scelta, ma in cui l'amicizia personale, il valore che riconosco alla persona è sicuramente alto, e quindi gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Ma io gli altri non li conosco, il signor Nofori, dottore, non so chi sia, l'ho conosciuto recentemente, cioè quindi lui pretende tre candidati, io dopo aver riflettuto anche con i miei colleghi è impossibile che gliene possa dare tre, come è impossibile che io possa aggiungere un altro, Uniti si vince, perché sennò non c'è posto poi per gli altri, e invece voglio fare una coalizione allargata che tenga conto di questa peculiarità che ha avuto sempre la nostra squadra di Santo Stefano, cioè il rapporto con i cittadini e anche prendere dentro delle persone che non fanno parte di partiti. Io credo che questo vada rispettato, vogliono rompere, si assumano la responsabilità della rottura, cioè corressero a prescindere da me, oltretutto mi è stato anche contestato che io mi sarei autocandidata, cioè sinceramente, certo, autocandidata vorrei anche vedere. Lei è candidato uscente. Io sono il candidato uscente, ho passato l'inferno 5 anni fa, nonostante fossi stata la più votata, ricordo a tutti, ecco, pur non appartenendo a partiti politici di così grande importanza, perché ero comunque, sono una new entry e non sono un, come si dice, un volpone della politica, perché non lo sono mai stata, sono una persona normale, forse questo mi contraddistingue, ma io non mi faccio ricattare da nessuno. Ecco, ricapitolando, quindi per trovare questo accordo nel suo quartiere Santo Stefano, lei chiede di riconfermare questi 8 sì. uscenti, e quindi insomma o gli altri partiti accetteranno queste condizioni oppure se diranno di no, quale scenario si profila? Si profilerà, intanto io penso, cioè credo che sia giusto che se il candidato sindaco, e ad oggi è Lucia Borgonzoni con la quale ho parlato e ho un ottimo rapporto di stima, se Lucia speriamo che riesca a farli ragionare e a trovare una mediazione, perché ripeto, se la Lega mi dice ovviamente io sono il candidato presidente, mi mette 3 candidati, ci mancherebbe altro che dico di no alla Lega Nord, ma è il candidato sindaco, e la Lega è un partito che fino a prova contraria rappresenta una certa percentuale di voti, ma io vorrei andare a vedere i prefissi telefonici degli altri. Cioè, per intenderci, il problema aperto è questo del candidato sindaco di Forza Italia, che cosa farà Berlusconi, sì. Il consigliere Galeazzo Bignami ha detto che ci sta pensando insomma se correre lui come sindaco, prima insomma lei lo ha citato Bignami dicendo che c'è un'amicizia. Certo, c'è un'amicizia, c'è un rispetto politico, per me è un bravissimo politico, è un uomo che ha saputo nel corso degli anni aggregare una serie di persone, e ricordiamoci che ha preso una tonnellata di preferenze che hanno un valore
valore. Io credo che gli uomini migliori, cioè bisogna, per vincere bisogna avere i numeri, cioè allora è inutile fare la lista dell'armata Brancaleoni, cioè bisogna, l'armata Brancaleoni la facciamo fare a qualcun altro, siccome bisogna pensare che il quartiere Santo Stefano è stato allargato, bisogna pensare che noi abbiamo la fortuna di avere anche governato bene a detta di molte persone, e quindi non è che mi autoelogio, perché il merito è della squadra che ho ed è il motivo per cui non li voglio tutti riconfermati, certo, a prescindere dai loro schieramenti. Credo che questo quartiere valga la pena di poterselo riprendere, penso che avremo i numeri per farlo, ma certamente credo di poter avere anche qualche voce in capitolo sulla scelta dei candidati, visto che io conosco forse meglio di altri il mio territorio. Cioè, il discorso suo è quegli 8 rimangono, poi gli altri 7 divideteveli come volete. No, questi altri 7 non è che divideteli come volete, perché loro hanno, se me ne vogliono mettere 3 Fratelli d'Italia, faccio, che non sono uscenti, quindi 3 nuovi, diventano poi 4 i posti, mancano 4, perché certo, se sono 7, se 3 li prende la Lega, diventano 6, cioè, Italia. Poi Forza Italia ce li ha già dentro, come Tommasini ce li ha già dentro, cioè certo, Uniti si vince ce li ha già dentro. Potrò anch'io anche scegliere qualcuno, cioè liberamente dalla società civile? No, cioè, facevi i conti, io pensavo di quei 7, voglio dire, li dividiamo. Ma cosa facciamo? La divisione dei pani e dei pesci? Esatto. Ma qui stiamo parlando di gente che porta anche deve portare anche dei voti, gente che deve portare dei voti per vincere. Cioè, sul quartiere è chiaro, vogliamo parlare invece della situazione del comune, insomma, secondo lei farebbe bene Galeazzo Bignami a candidarsi, oppure una spaccatura Lega Forza Italia sarebbe negativa per il risultato elettorale del centrodestra? Allora, io credo una cosa, che noi veramente, come al solito, cioè voglio fare una premessa, che forse pochi hanno capito, ma i cittadini l'hanno capita molto bene, questo è il punto chiave. I partiti, cioè la gente dei partiti è abbastanza schifata in generale, e uso, mi dispiace, sono molto schietta e io parlo dico quello che penso sempre, e questo è anche un mio limite ma anche un vantaggio, perché poi lo riscontro nei cittadini. La politica ha perso, cioè i partiti stanno perdendo terreno, perché è diventato tutto un gioco di sistemare di poltrone, Tizio, Caio, Sempronio, seggi contro seggi, e io ti do questo il posto a te, tu vai di qua, tu vai di là, cioè è tutta una spartizione di niente, del nulla, poi, perché parliamo del nulla cosmico. Allora, la politica deve ritornare ad essere intanto morale e etica nella sua profonda essenza, guardare ai progetti, alla concretezza del programma e del progetto, che io finora francamente non ho visto. Ho molto chiaro il nostro di Santo Stefano, ma sul comune chiaramente conosco solo alcuni, cioè dei pezzetti. Questo è il primo punto. Secondo punto, è la terza volta, cioè a partire da Del Bono, cioè voglio dire, noi abbiamo avuto delle occasioni storiche per poter prendere la città e non c'è mai stata questa volontà politica di potersela riprendere al primo turno, di trovare il Guazzalocca bis, per intenderci. Ma con Cazzola. Con Cazzola ci abbiamo provato, infatti io ero in quella lista e sono stata eletta in consiglio comunale, perché Cazzola aveva un progetto serio, e purtroppo forse per i soliti giochetti, perché ci si è messo poi di mezzo Guazzalocca a guastare, alla fine la gente è andata al mare o non l'ha votato. La gente è andata al mare 2 settimane dopo. Perfetto. Allora, non possiamo ritrovarci che siamo a metà aprile, uno, che non abbiamo ancora la data delle elezioni. Cioè, quindi, questa è colpa del ministero. E questa è colpa del ministro dell'interno. Appunto. Va bene. E qui siamo veramente alla follia pura. Poniamo che sia il 5 giugno. Noi attualmente abbiamo un candidato che si è candidato da luglio, perché è la Lucia Borgonzoni, e ancora non si sono sciolte le riserve, sempre per i soliti giochetti romani, cioè per le solite logiche che vengono da Roma, sulle quali io non sono d'accordo per niente. Ma una candidatura di Forza Italia sarebbe, lei come la vede? Cioè, io penso che Galeazzo abbia tutto il diritto di correre, prima di tutto. Penso che Galeazzo si porti dietro una tonnellata di voti, forse potrebbe anche essere, ma questo è una, non so se sia fantapolitica o è quello che lo scenario che potrebbe aprirsi, che più liste ci sono, più si può creare veramente un ballottaggio, quindi mandare Mero al ballottaggio, certamente questo è
non è una decisione che spetta a me, è chiaro che cambieranno nuovamente gli scenari. Certo. Lei, adesso parlando di quello che lei ha accennato, che è un discorso che probabilmente gli elettori non conoscono, ovvero che non è ancora uscito questo decreto ministeriale sulla data del voto, è una cosa che complica notevolmente la situazione, perché sappiamo che 45 giorni prima delle elezioni vanno presentate le liste. Certo, le firme. Con le firme. E anche noi dobbiamo cominciare la par condicio. Certo. Cioè, se questo decreto continua a ritardare, potrebbe arrivare all'ultimo dove i partiti si troveranno, le liste e tutto, a dover presentare le liste in una settimana. Certo. Oppure se, adesso se non sbaglio, l'11 è la data ultima, se entro l'11 non esce, il 5 non si può votare. Certo. Quindi quando andiamo? Andiamo al 12, che vuol dire avere il ballottaggio? No, non è possibile il 12 perché allora, c'è in concomitanza una cosa ebraica e quindi si va a ottobre, come molti dicono. Allora, diciamo che questo scenario che noi dicevamo... Io non lo vedo improbabile. Lei non lo vede improbabile? No, assolutamente. Che quindi si accorpi al referendum di ottobre? Se non esce sto decreto è poi quasi matematico. Poi è capace che esca tra mezz'ora il decreto. Certo, assolutamente, anche però, perché io non sono nessuno per poter... Però sarebbe assurdo andare a ottobre. No, io penso che si voterà il 5 giugno, però anch'io. Come al solito con l'acqua alla gola, ma comunque voglio dire, il centrodestra ha questa grave crisi perché alla fine ognuno vuol fare il gallo e nel pollaio e non si risolve niente. Allora, io quello che dico è appello all'unità, che sia la Lucia, tutti sulla Lucia, se ci sarà Galeazzo, mi auguro che si potrà comunque fare questa convergenza, oppure ci saranno due liste che probabilmente ci potrebbero portare al ballottaggio. Cioè io non... Questo è un discorso molto interessante, di solito si dice più liste ci sono e più il centrodestra è diviso e vincerà qualcun altro, invece lei sta dicendo un po' al contrario, cioè che la presenza di più liste non è detto che sia una cosa negativa per il centrodestra, anzi potrebbe portare addirittura non meno voti ma di più. Sì, io penso che la presenza di Galeazzo sia importante, cioè è inutile che, al di là del fatto che alcuni, c'è questo appunto sempre acredine, no? Cioè su quelli che stanno con Bignami, quelli che sono contro, cioè tutte queste liste, listine, cioè tutte queste persone fuori uscite da Forza Italia, che poi non ho capito a che titolo poi dopo sono con Forza Italia quando fa comodo, poi sono con quell'altro quando li fa, cioè ognuno fa quello che gli pare, allora è meglio uscire da tutto, non avere nessuna tessera come la sottoscritta e altri del mio quartiere. Cioè, voglio dire, cioè, Galeazzo Bignami ha intanto un'esperienza politica non indifferente, cioè, e quindi su questo penso che nessuno possa, allora le sue 10.000 preferenze, cioè, hanno un valore. 10.000 o anche di più, perché adesso sinceramente non me lo ricordo. In ogni 10.000, caso, l'ultima tornata condizionata dall'alto astensionismo, 13.333 esatto, a quella prima. In comune con Marco Lisei ha preso una tonnellata di voti. Ora, se noi andiamo a fare delle pesature, credo che Galeazzo Bignami, e si vede anche io lo sento come percezione dalla cittadinanza, dai residenti, eccetera, abbia un certo appeal. Cioè, quindi non vedrei la sua candidatura sbagliata, al di là del fatto che poi la gente mi accomuna a lui, ma io non mi vergogno mica. Cioè, però non sono di Bignami, cioè della serie, cioè non sono sua proprietà, sì, io sono libera. Cosa a Bologna, nel centrodestra della casacca, cioè, bignamiano, non bignamiano. Io non sono, non ho la casacca di Galeazzo Bignami, ripeto, Galeazzo Bignami, ma questo vale per Marco Lisei, vale per, cioè, anche alcuni colleghi che ho, che certo, sono collegati in qualche maniera, è gente che il quartiere l'ha sempre frequentato in questi anni, punto primo. E questo è un altro, è un valore, cioè, nel senso che la gente che è venuta in quartiere ha condiviso le cose con noi, ci ha chiesto le cose, cioè che ha frequentato, mi ha chiesto prima di fare delle interrogazioni, interpellanze su determinate questioni, se era il caso di farle, come erano le situazioni. Gli altri, ma chi li ha visti? Cioè adesso, con tutto il rispetto parlando, ma chi sono? Chi li ha visti? Allora, che io, cioè, che accusino me di volere spaccare
perché vogliono trovare l'appiglio per farmi spaccare, questo non glielo consento. Io dico solo che tre candidati per Uniti si vince e tre candidati per Fratelli d'Italia non sono assolutamente intenzionata a darli, perché due di Uniti si vince ce li ho già, a cui voglio bene, a cui va tutto il mio rispetto e che ho già nella mia lista. Non ho posto purtroppo perché i posti sono diminuiti. Tre di Fratelli d'Italia, dopo le dichiarazioni che fa, oltretutto, cioè quando io ne avrei preso volentieri una se la scegliesse lui, cioè comunque credo che non abbiano alcun diritto di potermi, in più mi ha anche detto che mi sono praticamente autocandidata, che sono, leggevo l'agenzia, che sono io, cioè tutte queste robe qui sulle quali non voglio entrare in polemica perché con me non attacca, cioè glielo dico subito, quindi faccio un appello a questi di Fratelli d'Italia o a chiunque altro abbia intenzione di attaccarmi, con me non attacca, cioè prende malissimo, perché io continuo e vado avanti per la mia strada come ho sempre fatto, cioè me ne lavo, non è che me ne lavo le mani, sono convinta della forza che noi potenzialmente abbiamo e parlo noi, non parlo io, parlo noi, perché ho il sostegno di tanti residenti che il giorno in cui uscirono certe notizie, nel giro di mezz'ora, se volete ve le porto, ho ricevuto un centinaio di mail firmate di dire: Presidente, vada avanti. Noi amiamo la sua diplomazia nel dire le cose, ovvero lei gira intorno agli argomenti, no, lei va dritta come un... Io vado dritta come un fuso. È molto chiaro, abbiamo gli ultimi 3 minuti. Sì. Poi chiudiamo, quindi le chiedo un commento. Ieri c'è stato questo scontro tra Salvini e il Partito Democratico, il sindaco Mero l'ha commentato con ironia: Salvini è sempre qui, quindi prendo atto che è candidato a Bologna. Lo stesso Salvini ha già annunciato che insomma sarà presente a Bologna, non sa, quella di la giornata di ieri non sarà un unicum, quindi Salvini in effetti è molto... di questa presenza di bolognese di Salvini giustamente fa la campagna elettorale della Lucia Borgonzoni, cioè sinceramente come dovrebbe fare qualunque leader di partito, cioè certo. Per dire che e quindi Mero l'ha fatto una battuta, ma ci sta, cioè nel senso sì, che voglio dire Salvini viene perché lui è il leader della Lega Nord e fa la campagna a Lucia Borgonzoni, anche e quindi è una delle città dove lui conta di più di poter di poter vincere, cioè quindi io come ho ospitato sempre tutti al Baraccano, è venuto Renzi, ricordo, certo. Quindi il Baraccano è aperto a chiunque. Ho avuto il piacere di stringergli la mano e di conoscerlo, non lo conoscevo prima, non mi sono potuta trattenere perché ho avuto mia figlia che non è stata bene, ma Merola, cioè, dice poi il vero, ma una battuta poi scherzosa, cioè dice sempre qua, ma perché fa giustamente la campagna elettorale a lei, come se venisse Renzi. Una battuta allora a questo punto di risposta, che forse sì. Erano abituati al PD ad avere a che fare col PDL dove Berlusconi non viene da 12 anni a Bologna, non fosse per quella in piazza. Di novembre, forse era questa. Io ho una sensazione, ma questa è una mia sensazione, la butto lì. Allora, il centrodestra in questo momento sta facendo delle grandi riflessioni, ma qui volo alto, nel senso che non lo so, forse è la mia indole che mi porta a pensare questo. È in grande crisi, perché c'è una crisi generale, abbiamo visto tutto quello che succede, però penso che sia in via di ricostruzione, cioè io sono anche convinta che dalle macerie, cioè o comunque da una situazione complessa come quella di oggi, se le elezioni amministrative di tutte le città porteranno veramente a fare i conti, cioè a fare i conti, perché poi alla fine contano i numeri, cioè non ci sono dubbi, e si dovrà pensare a ricostruire un centrodestra con un leader che deve tenere insieme le varie componenti politiche di questo centrodestra, finché ognuno non accetterà di fare un passo indietro, perché come al solito si tratta di passi indietro, uno avanti e un altro indietro, noi non potremo mai vincere da nessuna parte. Allora, la domanda è d'obbligo, poi siamo in chiusura, Salvini secondo lei corrisponde all'identikit di questo eventuale leader? Mi fa una domanda. Non può anche non rispondere, mi è passato lo sguardo. Non rispondo. Non rispondo.
Bene, allora con questa domanda chiudiamo la nostra rassegna stampa. Ringraziamo la Presidente del quartiere Santo Stefano, ringraziamo Ilaria Dorgetti per essere stata con noi. Io chiudo qui lo spazio dedicato alle notizie e alla rassegna stampa e torniamo domani con altre novità e un altro ospite. Grazie Presidente. A tutti voi, come noi sempre. Adesso andiamo in pausa musicale, poi ci ritroviamo con Laura Domenichini e la sua rubrica Sfogliando Bonton.